Le muse inquietanti non è solo il titolo di un famoso quadro di Giorgio De Chirico, ma un concetto che ha pervaso dapprima le arti figurative, la poesia, la prosa, infine, prepotentemente, il cinema, dal tramonto dell'Ottocento a quello del Novecento, e che sarebbe riduttivo identificare con la figura della femme fatale. Oggi, invece, annichilite dal politicamente corretto, la maggior parte delle protagoniste appaiono, anche dal punto di vista fisico, comunque intimamente asservita a degli schemi, oppure libere a condizione di imitare gli uomini. Per quanto mi riguarda, la mia idea di fascino indocile e morboso è legata a un'attrice spagnola morta qualche anno fa e a un piccolo film intitolato in italiano Una tomba aperta, una bara vuota. Lei si chiamava Nuria Torrai e ha lavorato a lungo in teatro, al cinema, in televisione. Nel film interpretava una seducente matrigna da sempre innamorata del figliastro, che invece era sposato con quella che generalmente si definisce una brava ragazza. Ma la passione era così dirompente, così invidiabile, che la prima volta che ho visto il film a 15 anni, quando arrivava la scena in cui la matrigna uccideva la giovane moglie e poi si scopriva che era tutto un sogno, io ci sono rimasto così male che da allora non posso fare a meno di tifare per le donne spigolose, passionali, appunto, indomabili. Perché in fondo credo che avesse ragione la protagonista del romanzo La Camera Azzurra di Georges Simenon, che avrebbe detto della giovane bella sposa: le donne come lei non sono capaci di vero amore.